Quindi un po' del generatore è stato acceso. Che bella che è Atlantide. Guardateci anche la luna. Che figata assurda, ragazzi. Ok, oh, stavo per caderci. Dio santissimo, ma non penso si possa. O forse sì, va bene, non voglio scoprirlo. Già vi ho tutti il tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati qui sulla Captive e vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio per tutti i consigli che mi state dando, tutti gli aiuti che mi state dando. Vi ringrazio soprattutto per avermi dato il permesso di mettere la Keep Inventory. Adesso mi sento molto più sicura a giocare perché ho dato uno sguardo un po' alla mappa in generale e ci sono certi punti davvero impossibili, ragazzi. Mi avete detto in tantissimi che se perdo anche una sola cosa dell'inventario la serie non si può fare. E mi avete scritto tantissime cose che nessuno, cioè tutti erano d'accordo nel mettere la Keep Inventory, quindi davvero vi ringrazio. Dall'ultima volta non ho fatto praticamente niente se non l'achievement, quello lì, a Diamond to You, che consiste nel dare un diamante a un altro player. Io cosa ho fatto? Ho aperto la LAN, ho fatto entrare Martina, come potete vedere nel mondo, gli ho dato il diamante e lei è uscita. Ho controllato che la Keep Inventory fosse attiva, perché a volte si bugga e si disattiva da sola. E quindi adesso possiamo anche partire. Ah, ho anche messo respirazione 3, infatti come vedete manco il libro, ho messo respirazione 3 all'elmetto perché di sicuro ci servirà. Mi avete detto anche nei commenti, vi ringrazio per avermelo detto, che se vado qui nel Nether mi dà l'achievement, cioè nel senso non c'è bisogno, infatti, oddio, oddio, perché sto soffocando e non so se si è buggato o è così che deve andare. Oddio, vabbè. Oh, ce l'ha fatta. Ok, fantastico, questa cosa non la volevo sapere perché adesso non so se si è buggato o è normale che faccia così. Nel senso, non so se effettivamente dovevamo spawnare lì dentro oppure c'è un altro spawn. Ecco, adesso non lo so. Scrivetelo nei commenti. Se avete seguito la serie da qualcun altro, scrivetemelo nei commenti perché io davvero non lo so. Comunque, adesso possiamo controllare. Qua ho lasciato un sacco di roba perché, ecco. Ora possiamo controllare se c'è qualcos'altro di sbloccato, dato che adesso abbiamo sbloccato qua. Ma pensandoci, no, non è lì che dovevamo spawnare. No, non è lì. In effetti, ora che ci penso, non era lì che dovevamo spawnare perché abbiamo altri achievement da fare lì. Abbiamo questo e questo da fare là. Cavolo. Cavolo. Questo mi dice molte cose. Vabbè, ci penseremo più tardi. Perché in effetti, pensandoci, ragazzi, ho sbloccato questi checkpoint che non so cosa vuol dire. Però li ho sbloccati, perfetto. Qua ne ho rotto uno accidentalmente, ma vabbè. Penso che qui non abbia sbloccato niente. Io non abbia sbloccato niente di nuovo. Infatti, in effetti vedo sempre le stesse cose. Vediamo se dietro questo muro c'è qualcosa. Che se non credo. Dovrei scavare meglio qua intorno, in effetti. Però non ho mai tempo. Perché queste sono cose che dovrei fare off camera. Ma non ho mai tempo, in effetti. Non ho mai tempo. Sto dicendo troppe volte, in effetti. Oh, qua ho sbloccato altro utilissimo. E non sto scherzando, carbone, perché in questa mappa il carbone è essenziale. Qua ho la chest, che però non, cioè, tecnicamente al momento non mi serve, però la prendo perché non si sa mai. Altro carbone, altro ferro. Sto sbloccando, però queste cose tecnicamente dovevo averle già sbloccate. Però vabbè. Il carbone, ragazzi, in questa mappa è come il diamante. Non lo trovi da nessuna parte. No, ok, come il diamante forse no. Ok, questa zona dovrebbe essere, non ne ho idea, però è interessante averla trovata. Ok, continuiamo a esplorare per vedere che cos'altro abbiamo sbloccato. Penso che su questo piano, no, infatti la fornace non è ancora stata sbloccata, non posso fare il trucchetto perché con le fornaci non funziona. Altro utilissimo carbone, questo mi rassicura davvero tanto, ragazzi. Il carbone in questa mappa iniziava a scarseggiare davvero e non potevo più cuocere il ferro che avevo trovato. Tutto quel ferro che abbiamo trovato insieme l'altra volta. Non abbiamo ancora trovato la Room of Monument. Questo un po' mi turba.
perché avremmo già dovuto trovarla la stanza dei monumenti. Qua ancora non possiamo andarci, sono un idiota, però questo lo sappiamo tutti. E, andiamo sopra, vorrei rompere. Adesso che non dovrebbero più esserci quei bastardelli, cioè quei guardiani, vorrei rompere l'altro blocchetto di diamante e andare su per vedere che cosa ci trovo. Dovrei portarmi però una torcia. Io come una stupida. Ok, qua non c'è. No, 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 no. No, 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 no. Ok, perfetto. Avevo paura che esplodesse. Qua c'è. No, per un pelo non ho sbloccato la canna da zucchero. Anche se effettivamente non abbiamo nemmeno il. Quanti ce ne sono? No, 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 no. Mannaggia la miseria. Da dove vengono sti mob? Dove cacchio vengono? Ok, forse non dovrei farmi domande, però non capisco davvero da dove vengano. Vabbè, saliamo, sperando che non ci siano altre sorprese. Non mi sembra di no, ma non si sa mai. Qua, vabbè, l'acqua. Volevo vedere la chest, se adesso potevo prenderla. Eccola. No, ancora un altro po' di achievement per prenderla. Sento rumore di scheletro, anche di scheletro e di zombie, anche se non so dove sono. Qua dietro non dovrei trovare niente, spero. Non credo, che cavolo. Non penso mettano la roba così nascosta. Sarebbe davvero da stronzi. Già ho trovato un bel po' di ceste nascoste, che sono davvero una stronzaggine. Cioè, devi essere proprio cattivo per fare cose del genere. Comunque, saliamo perché voglio appunto. Voglio distruggere l'ultimo blocco di diamante, sperando che non spawnino altri di quei guardiani, ma non credo, perché senza lo spawner non dovrebbero romperci le palle, dovrebbero nascere solo intorno al tempio, e non so se quel tempio vale, però spero di no, non ne ho idea, ripeto. Lì è il punto in cui ci sono i diamanti e qui noi dovremmo uscire. La torcia l'ho presa? Ovviamente no. Prendo questa qui un attimo. Tanto questo posto lo posso pure chiudere, tanto c'è niente. Ok, possiamo salire. Non ho abbastanza blocchi, probabilmente. Ok, sì, ce li ho, per fortuna. Se non mi dà una capocciata. E adesso possiamo andare. Ok, non sembra esserci nessuno. Oh, lì c'è una chest. Non sembra esserci nessuno, non si sa mai. Perché anche se abbiamo la Keep Inventory, dobbiamo cercare di non morire. Oh, Acqua Affinity. È buona Acqua Affinity. Praticamente mi fa minare velocemente anche se sono in acqua. Questo incantamento io sinceramente lo andrei a dare subito, a fare subito, perché vedo un bel po' di cose da minare qui. E avendo un bel po' di cose da minare, oh, il creeper non mi piace però, avendo un bel po' di cose da minare, ci converrebbe farlo abbastanza subito. Guarda, guarda, guarda. E poi lì c'è un'altra piscinotta. Penso che sia qui il punto in cui dobbiamo uscircene. Oppure c'è qualcos'altro qui nei dintorni? Non credo. Aspetta, qui c'è una piscinotta. Ah no, non c'è niente qua dentro, a parte un po' di roba da minare. Questa roba che potrebbe servirci. Quindi tecnicamente è lassù che dobbiamo andare. Sì, direi di andare a mettere al piccone Acqua Affinity. No, però non adesso. Tanto adesso non ho bisogno di minare. Lo farò off camera. Adesso vorrei esplorare un pochino di più questa zona. Allora, innanzitutto dovrei mettere più torce, però effettivamente adesso non posso. No, non posso. Lì ci sono un po' di scheletrucci. Adesso rompo questo blocco e salgo qui. Ho abbastanza blocchi? Spero di sì. Per salire in quel punto, intendo. Non userò ovviamente il ferro. No, perché ho messo la chest? Mi hai spaventato, brutto scheletro di merda. Sali in fretta, sali in fretta, sali in fretta. Non so contro chi sta combattendo, però tu sali in fretta. Ok, adesso dove siamo? Eccola! Eccola la Room of Monument. Oh, cavolini. L'abbiamo trovata, ragazzi. L'abbiamo trovata. Questa qui è la Room of Monument. Oh, interessante. Questa che cos'è? Un altro checkpoint? Return to spawn. E come faccio ad attivarlo? Oh, fighissimo! Ecco come funzionano questi cosi. E questo come. Checkpoint locked. Sono un idiota! Checkpoint locked. Qua l'ho rotto.
Cavolo, non volevo tornare allo spawn. Vabbè, meglio. Adesso possiamo un attimo enchantare questa cosa. E poi torniamo su a vedere che cosa ci sta. Perché non me lo. Non era questo Aqua Affinity? Ok, a quanto pare mi sbagliavo. Ero convinta che fosse questo il significato di Aqua Affinity. Comunque. Sopra ci dovrebbe stare il generatore per Atlantide, se non mi sbaglio. Dio santissimo! Perché ci sono dei creeper random in questa stanza? Oh, maledizione. Comunque, qua ci dovrebbe essere. Cioè, sopra ci dovrebbe essere il generatore per Atlantide. Non ne sono sicura. Comunque, mi conviene portare queste cose che servono per accendere il generatore. Lo diceva sul sito. E in caso ci sia, possiamo già cominciare ad attivarlo. Lì ci sono troppi scheletri. E la cosa è molto, molto, molto sospetta. Molto sospetta. Sì, decisamente troppo sospetta. Credo ci sia uno spawner. Però come ci arrivo? Cavolo. Questi mi ammazzano. Questi mi ammazzano. Innanzitutto mangiamo. Sono rimasta con pochi pesci, però. Sti cazzi. Andiamo. Cosa? Mi sparano. Sono pazzi. Ok, si fanno del male da soli, perfetto. Perfettissimo. Ora, se io riuscissi a. Ok. Venite qua, sì, perfetto, perfetto. Venite, venite, venite. Venite. Dove sono andati? Sono caduti. Che idioti, sono caduti. Ok, no, questo non è caduto. Questo non è decisamente caduto. Levati tu. Ok, devo togliere le nuvole. Perché ce le ho sempre attive nonostante io le. Music and sound. Perché, 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 perché? Eccolo, 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 eccolo. Eccolo, 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 eccolo. Ok. Mi ero dimenticata che la LAN era attiva. Quindi, ok, video settings. Cloud off. Ok, sono più o meno all'altezza del cielo, quindi. Fantastico. Ho la torcia, sì. Adesso faccio il trucchetto della torcia. No, ho sbagliato. Vai. Oh, cavolo. Maledizione, sono un idiota. Mi sono intrappolata da sola. Per fortuna non sono morta, però. Perché c'è così tanta. Così tanto. Ciao. Quanto ferro! Oh, avrò molto da minare qui. E anche tanta clay. Questo mi rassicura. Questo mi rassicura parecchio. C'è un altro modo in cui potrei salire? Perché. Oddio, da dove mi sparano, maledizione! Ok, allora vediamo un attimo di fare così. Aspettate, vediamo se riesco a salire da qua alla Room of Monument. Non credo. Credo che a un certo punto troverò. Ecco, appunto. No, non si può fare. Devo per forza salire da quella piscinotta, tipo. Vabbè, cioè, non c'è nessun problema. Posso tranquillamente andare di qua. Infatti, adesso è quello che farò. E siamo di nuovo nella Room of Monument. Quindi, questa è tutta la. La stanza dove dovrò mettere tutti i vari blocchi. Oddio, questi è Atlantide, ragazzi. L'abbiamo raggiunta! Atlantide! E questa qui? Che bella! È bellissima! Ciao! Che figata! Abbiamo raggiunto Atlantide! Guardate, dov'è la mia torcia? Oh, cacchioli, 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 cacchioli. Ho dimenticato la torcia. Sono un idiota. Sono una perfetta idiota. Vai giù, idiota del cavolo che non sei altro. Ecco. Sì, sei un idiota. Sei una maledettissima idiota. Comunque. Adesso vediamo un attimo. Oh, qui c'è un buco. Quindi di qui si sale sicuramente. E mi trovo qui. Qui che non so esattamente che posto è. Dove sono? Ah, qua è il return to spawn di prima. Sono un'idiota, che stupida. Qua, se non mi sbaglio, non andiamo da nessuna parte, infatti. E c'è un modo per salire? Sì, di qua. Vai, andiamo, 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 andiamo. Ok, non so dove sono, ma ci sono. Questo è l'importante. Di qua. Ok,
Oh. Cosa mi ha dato? Cos'è? Perché va sto rumore? Ok, non lo so, non ho idea. Comunque, qua c'è della Prismarine. Non capisco questo blocco, ma non importa. Prendiamo tutto. Questa roba è molto utile. Sì, ho più o meno preso tutto. No, c'è ancora questo. Ok, vediamo che cosa c'è nella stanza. Cos'è? Atlantis Generator Checkpoint Unlocked. Crystallized Prismarine. High Energy Output. Che cos'è sta roba? Oh, eccolo, il generatore di cui vi parlavo. Una chest? Ah, questi ice shard ci saranno molto utili per i tipetti. Una ice shard e poi... Altro grano, perfetto. Perfettissimo, ragazzi. Siamo andati tantissimo avanti anche oggi. Come ultima cosa direi di buttarci qui tutta la nostra Prismarine. Non so se è un po' alla volta, comunque io farò così. Ce la buttiamo tutta. Perché così accendiamo il generatore di Atlantide. Ora io non so quanta Prismarine serva. Ok, ne abbiamo acceso un po'. Ok, ne serve davvero tanta a quanto pare. Sento rumore di zombie. Ok, ce ne serve tantissima a quanto pare. Abbiamo fatto bene a portarla tutta. Quindi un po' del generatore è stato acceso. Che bella che è Atlantide. Guardate, c'è anche la luna. Che figata assurda, ragazzi. Ok, oh, stavo per caderci. Dio santissimo, ma non penso si possa. O forse sì, va bene, non voglio scoprirlo. Quindi adesso abbiamo alloccato anche il generatore. Sicuramente giù ci avremo alloccato il generatore. E niente, sono molto contenta che siamo arrivati fin qua. Molto molto contenta. Ora non so bene dove dovremmo andare e cosa dovremmo fare. Qualcosa la si farà sicuramente. Cosa non ne sono certa. Qui ci sono tutti i vari monumenti che dovremmo completare in qualche modo. Qua vedo un'altra piccola uscita. Però scopriremo nel prossimo episodio dove ci porta. Quindi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, lasciate tanti commenti per farmi sapere se questa serie vi piace. E, o comunque per lasciarmi in genere dei commenti su come andare avanti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Giovi a tutti, ragazzi.